In tanti hanno preso parte lunedì 1 maggio alla celebrazione diocesana in occasione della festa di San Giuseppe il Lavoratore, celebrazione che si è tenuta nell'azienda agraria Guerrieri di Piaggio, un'eccellenza del settore agricolo nel nostro territorio. Durante la celebrazione organizzata dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e il Lavoro, in collaborazione con le ACLI provinciali, la CISL, la Confartigianato e la CNA, il Vescovo ha ricordato che il lavoro costituisce, insieme alla preghiera, il vero investimento del tempo di ogni uomo. La vocazione al lavoro conferisce dignità all'uomo. Il Vescovo ha poi parlato della centralità della figura umana nel Vangelo e nel mondo. La persona umana, unica tra tutte le creature, ha diritti necessari e una nobiltà particolare che derivano dall'essere generati a immagine e somiglianza di Dio. Da qui lo spunto per affermare la vocazione dell'uomo al lavoro rispetto alle speculazioni finanziarie che producono denaro dal denaro. Infatti la vera crescita economica può svilupparsi unicamente attraverso l'esercizio di un'attività lavorativa. Infine il Vescovo ha introdotto i temi della prossima settimana sociale dei cattolici italiani dal titolo Il lavoro che vogliamo, libero, creativo, partecipativo e solidale, che si terrà a Cagliari in ottobre, alla quale parteciperà anche una delegazione della nostra diocesi. Poi è stato lasciato spazio agli interventi programmati. Dopo il saluto di Luca Guerrieri sono intervenute Beatrice Cerreti e Natalia Toccacelli Blasi con una testimonianza della loro partecipazione al progetto Policoro diocesano. Fausto Baldarelli, di CNA di Pesaro Urbino, ha brevemente argomentato sul tema della legalità del lavoro e Massimo Moggiatti della cooperativa Sciadilli ha portato il saluto dei coltivatori di caffè. Infine Alberto Zaffini della CISL di Fano ha raccontato l'esperienza del proprio ingresso lavorativo in sindacato. Al termine della celebrazione i numerosi partecipanti si sono ritrovati per degustare un ottimo aperitivo.